Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Belén Rodríguez è tornata ad essere attiva sui social e spuntano nuovi indizi inediti sulla sua nuova vita, a fianco del nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Ecco che cosa sta facendo la conduttrice. Essere un personaggio pubblico ha sempre dei pro e dei contro. Se da un lato c'è la fama e lo stipendio stratosferico, dall'altro c'è la totale perdita della privacy nella vita privata. Si può cercare di conservarla gelosamente, com'è successo a Belén Rodríguez, la quale semplicemente ha deciso di sparire un po' dalle scene. Ma non sempre basta per proteggersi dai pettegolezzi del mondo esterno, in quanto su di lei sono emersi commenti e le teorie più eclatanti. Ecco perché la conduttrice argentina, dopo un periodo di assestamento probabilmente, è tornata sui social, mostrando la sua nuova vita accanto al compagno Elio Lorenzoni. Se molti follower sono contenti per Belén Rodríguez, altri nutrono qualche dubbio: chi avrà ragione? La nuova vita di Belén e Elio. Prima di arrivare a quello che almeno per il momento pare essere la fine della storia, anche se l'esperienza insegna che in realtà siamo solo all'inizio, sarebbe meglio fare una sorta di ripasso su tutto quello che è successo. Dunque, Belén Rodríguez ha vissuto veramente mesi devastanti, si è lasciata dal suo amore storico, Stefano De Martino, del quale, almeno per il momento, non ha mai parlato. Dopo questo evento, per la conduttrice è esploso il caos. Ora per Belén c'è una nuova vita accanto al nuovo amore Elio Lorenzoni e gli ultimi scatti condivisi sui social non lasciano alcun dubbio. Dopo le teorie più disparate che sono state dichiarate in queste settimane, Belén Rodríguez è tornata ad essere attiva sui social e in questi scatti ha mostrato non solo la sua vita nel quotidiano a fianco di Elio Lorenzoni, il quale sta diventando sempre più presente, ma anche la sua nuova casa a Milano e soprattutto il suo ricongiungimento con i suoi figli. Belén appare più sorridente e sembra serena, mentre si diletta in cucina a preparare il pasto alle persone a cui lei vuole più bene. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.